Grande partecipazione al convegno dal titolo Donne, le note melodiose della vita, svoltosi al monastero di Santo Spirito di Agrigento. L'incontro è stato promosso in occasione della festa della donna dalla giovane capogruppo del PD al Consiglio Comunale di Agrigento, Angela Galvano. Hanno partecipato pittrici, scultrici, ceramiste che hanno esposto le loro opere d'arte, ma anche attrici, poetesse e il soprano Sara Chianetta, che accompagnata dal pianista Graziano Mossuto ha intrattenuto i presenti con la sua incantevole voce. Sono intervenute al convegno l'avvocatessa Angela Galvano, Mariella Lobello, segretario provinciale della CGIL, Maria Iacono, assessore alla cultura del comune di Caltabellotta, l'attrice Ilaria Bordenga, la docente di diritto Margherita Biondo, la scrittrice Aldalgisa Biondi e Maria Antonietta Geremie, presidente del comitato vincenziano di Menfi. A portare il loro saluto il vice sindaco di Agrigento Massimo Muglia, l'assessore alla cultura Settimo Biondi e il deputato regionale del Partito Democratico Enzo Marinello. Tra le opere esposte, quelle delle pittrici Rosy Buscemi, Maria Grazia Gambino, Nuccia Quintini, Lia Spallino, Elisa Marinello, Luisa Loverme, della ceramista Pamela Bordenga e della scultrice Rosa Tirrito. Oggi è 8 marzo e come tutti sappiamo sono una serie di iniziative in corso per la festa delle donne. Si parla tanto di carità, ma ritengo che in realtà ancora oggi, nel 2009, non si possa parlare effettivamente di carità. In realtà noi donne ancora dobbiamo fare un lungo cammino. Dobbiamo percorrere una strada ancora troppo lunga e tortuosa perché si parli effettivamente di parità. Dobbiamo ricordare che ancora oggi ci sono ingiustizie, disparità, violenze morali e fisiche nei confronti di donne di tutti i paesi del mondo, anche di quelli che vengono definiti come più civilizzati come l'Italia. Questo è un dato che è stato rilevato anche dall'ONU, che parla di un aumento del rischio della violenza sulle donne.